C'è un po' di casino, ma il problema grosso è questo. Nella mia stanza per gli ospiti, in cui ho dimenticato la luce accesa perché sono un coglione, succede questo. Succede questa cosa. Questa cosa che speravo si mitigasse con i lavori fatti, invece il caldo, l'aria asciutta e l'umidità stanno nuovamente facendo spolverare queste pietre. Ovunque tranne lì, perché lì, vedete che è un po' più scuro, lì ho passato un prodotto vetrificante che rende la pietra più stabile, più liscia, e il prodotto è questo. Me ne è rimasto un po'. Ora quello che dovrò fare qui è una cosa atroce. Dovrò togliere letto, sedia, cazzate e tavolo. La cucina ovviamente non posso toglierla, ma dovrò passare il prodotto su tutto il resto della volta. Onde evitare questo effetto di polvere che si forma sulla maledetta pietra, maledetta pietra. Sì, è molto bello così, però porco, questa pietra del cazzo continua a spolverare e non c'è niente da fare. Guardate, anche qui avevo pulito 2 settimane fa e come vedete fa sempre polvere. Emette sempre questa cazzo di polvere. Eh sì. Quindi dovrò fare questa cosa. Ma io sono qui per un altro motivo. Tra parentesi, come avete visto, oggi è l'8 agosto e ad agosto Palazzolo non si smentisce mai. Tutto agosto comincia ad annuvolarsi nel pomeriggio e comincia a piovere. Ma io ora non farò spazio qua, non farò pulizia, ma prenderò un oggetto. Come dicevo, ho avuto ospite Jux nel canale You Science by Jux, è un caro amico da molto tempo ormai, il quale è venuto qui ospite nel mio, in quella che io chiamo la Unix Room, perché una volta doveva diventare una stanza con un terminale Unix per ospitare amici, e mi ha portato un regalo che non ho ancora aperto. Me l'ha portato ormai 2 mesi fa all'incirca. E quindi è venuto il momento di dare un'occhiata a questo regalino che mi ha fatto. È un regalino che sta qui, non capisco cosa sia questo oggetto. Non ci sono delle scritte cancellate. Non capisco. Non capisco, ma adesso facciamo l'unboxing di questo oggetto. Io so già cos'è, ma voi no. Io so già cos'è, ma voi no. Ah, qua c'è la sorpresa. La sorpresa. Ah, qua c'è veramente la sorpresa. Un regalo da Jux per i prossimi video. Che bello. È bello ricevere regalini. È una cosa molto carina. Quindi questo lo conserverò, perché questa è la sorpresa. Cos'è la sorpresa? Questo oggetto è un microscopio, è un fantastico microscopio digitale, ma io sono senza parole, ha addirittura il display. E quindi beh, lo apriamo. Attenzione, manualetto in inglese, va bene, mi piace. Pad, bustina in vinile con, immagino, dentro il vero e proprio oscilloscopio. No, oscilloscopio, il vero e proprio microscopio. Ah, regolazione file molto delicata. Io già lo sto
Sto strompendo, come vedete. Ok, poi abbiamo un cazzo di plastica. Un telecomando col filo con dei cazzi, come vedete. E poi qua sotto ci sono... Ah, ma qua c'è una base. C'è un oggetto di metallo. Bellissimo. La regolazione dell'altezza è tutta in metallo. Base, schedina SD molto importante, cavetto USB di quelli di una volta, ma va bene, il micro USB. E poi questa roba con dentro cose che non capisco. Già mi piace. Già mi piace questo D-Korn. Immagino che questo vada qui. Questo va qui così. Si ficca qui e poi questi si devono stringere, immagino con una certa dose di rabbia. Poi questo si ficca qui, questi si tolgono dal dick e io posso mettere questo qua. No, allora questo si avvita così, questo devo avvitarlo così. Evidentemente, estremamente complicato. Il sistema di montaggio è terribilmente complicato perché non si può ruotare bene questo oggetto, perché è stato progettato da un licantropo impazzito e questo è bloccato. Ok, adesso, dopo aver cambiato la batteria, che ovviamente è morta, sto seguendo le istruzioni. Allora, io qua vedo di dover collegare questo jack qui, che è il controllo, con questa roba, questo telecomandino. Poi questo immagino che vada collegato qua dietro. Ok, e questo è collegato. Poi queste sono evidentemente delle lampade scricchiolanti. Qui c'è una SD card che, se riesco ad aprire, ficcherò, da 32 giga, che immagino si metterà al contrario di come uno pensa. Infatti non entra. Schedina SD messa qui. Ora c'è un altro cavo che serve per alimentare questo oggetto. E accendiamo. E lui si è acceso. Almeno così sembra. C'è un tasto? Sì, c'è un tasto di accensione. E non fa niente. Qui c'è un tasto di accensione. Maledizione a... E non fa niente. Qui c'è un porco tasto di accensione. Bastardo... Wow. Ora immagino di dover abbassare questa cosa. Ah, ecco. Guardate che roba. Ho lo schermo, vedo delle cose. Quindi questa sembra essere la messa a fuoco, che è molto leggera. E qua ho il disegno, molto interessante. Qua c'è anche una specie di... A parte il CD che non me ne frega un cazzo, qua c'è una specie di calibration ruler, ma è meraviglioso. Ora, questo non so cosa sia, però devo dire che si vede molto bene. Allora, qua c'è un menu, bello, shooting quality, high quality, ok, me ne fotto, linguaggio, version, va bene, vaffanculo. Immagina che così lui scatti una foto. Se vado in play, ecco la foto che ho fatto. Forse è questa. Esatto, è questa la foto. No card. Ma maledetto, ma se gliel'ho messa la card. Schifoso. Ecco, ora la card me la vede però. Ok, molto bello direi.
Però ci devo mettere sotto sicuramente una superficie superfetata. Prenderò un pezzo di questi fogli, prenderò un foglio. Comunque è molto bello. Ecco, ora questo lo metto sul foglio e ora guardiamo, wow, si vede la grana. Però queste luci dovrei riuscire a capire come eliminare questo riflesso. Ma forse... No, questo è solo lo... No, ecco, le ho spente, sì, da qui. Qui si controllano le luci. Bene, quindi le posso spegnere. Posso usare queste luci laterali. Ed ecco che vedo molto bene questa grana. Wow. Ma io posso ingrandire ancora di più? Vediamo se io scendo. Ah, io scendo. Scendo. E la messa a fuoco. E me la fa. Ma io qua ho ingrandimenti mostruosi. Guardate la linea da 0,03 mm secondo quello che dice qua. Cioè è praticamente questa linea qua che è quasi invisibile. E questo stronzo qui, pieno di puntini microscopici. Questa cosa è magnifica. Bene, guardiamo questo. Guardiamolo qui. Wow. Scendiamo ancora, presto. Scendiamo giù tutto. Vediamo se... no. Non ce la fa. È troppo. Vi devo dire, è veramente messo a fuoco molto bene. Qui forse non rende. È fantastico. È veramente fantastico. Che dire, oggetto stupendo. Sto inquadrando un LED minuscolo. Che è questo vaffanculo telecamera del cazzo? Che è questo qui? E lo vedo. Lo vedo gigantesco. Ho messo un foglio di carta, ho trovato un chiodo, un chiodino. Vediamo. Guardate la punta del chiodo. La punta di questo chiodino, ingrandita in modo gigantesco. Ho scritto una minuscola parola. Vediamo se si riesce a inquadrare col microscopio. Wow, si vede l'inchiostro, l'inchiostro sulla carta. Guardate, una C, una U, una L e una O. Ho scritto culo e si vede l'inchiostro che luccica e si vedono le fibre della carta. Quello che non ho capito è che cazzo è e a cosa serve questo. Ma è un cazzo di gomma qua, ma il manuale non ne parla minimamente, proprio non ne fa menzione, anzi minzione. Forse, ah, ho capito cos'è, questo si mette qua dentro. Ok, però qui non lo dice. È per stringere questo cazzo nel suo coso di metallo qui. Adesso glielo metto. Anche da lontano comunque ingrandisce tanto, eh? Perché io così posso leggere le sigle degli integrati e va bene. Ma se mi avvicino, posso leggere e guardare dei dettagli notevoli. Per esempio, guardiamo la saldatura di questo piedino. Ovviamente più si ingrandisce e meno profondità di campo abbiamo. Molto bello, veramente molto bello. Bestemmiando come un turco perché non riuscivo a trovare ciò che cercavo, l'ho finalmente trovato. Qui ho un raccolto di una polverina che dovrebbe essere sabbia dell'Etna, però raccolta negli anni 2000. Quindi, però è molto sottile, quindi non so esattamente di cosa si tratti. Ecco, l'ho messo ovviamente nel punto sbagliato, quindi devo girare tutto. Affanculo. Farò un macello, lo so. Lo mettiamo qua e guardiamo. Non capisco perché ho conservato questa polvere.
Questa non sembra polvere dell'Etna, è molto sottile, non capisco cosa sia. Sembra una specie di sabbia, sembra è una sabbia mista di un sacco di cose. Che cos'è sinceramente non lo so. Qui invece ho una boccetta che ho raccolto negli anni 90 con mio cugino Andrea. Questa è sabbia del fiume Ticino. Come forse saprete, la sabbia del fiume Ticino contiene dell'oro. E quindi chissà che non riusciamo a guardare qualcosa. Io penso proprio di no, perché questa è sabbia del cazzo. Non è stata raccolta in zone adatte. E poi chi cazzo lo sa. Però adesso io apro e ne verso un poco qui. Ecco. E ora guardiamo questi cristalli. Guardate questi cristalli. Ci sono cristalli ovunque. Questa è la sabbia del fiume Ticino, che devo dire è molto bella. C'è un sacco di quarzo, immagino. Telecomando in mezzo al cazzo. Va bene, proverò a fare delle riprese con questa... Beh, insomma, che dire, una parte di me vorrebbe dirvi che queste cosine luccicanti che si vedono sono tracce di oro, ma in realtà io non me ne intendo abbastanza di rocce e minerali. Vero è che ci sono delle formazioni qui che gli assomigliano, ma potrebbe essere semplicemente un effetto delle luci. Vedete questa parte qui. Però ha senso che ci sia dell'oro nel quarzo, e queste sono quantità veramente infime, perché questi sono, ripeto, granelli di sabbia. Però è interessante guardare questi che sembrano dei massi giganteschi, con, vedete, tracce di qualcosa di giallo che luccica, ma stiamo parlando di granelli di sabbia. E questa è la sabbia del Ticino. Quindi spero che vi sia piaciuto tutto questo. E che dire, io ringrazio Jux per questo regalo. E molto bello, passerò del tempo così. Perderò un sacco di tempo, la mia vita è rovinata adesso, perché io guarderò ogni granello. Guarderò queste cose meravigliose che mi si presentano davanti.